Facciamo il punto, torniamo a parlare della guerra tra Russia e Ucraina e l'episodio, insomma, delle scorse ore che si è verificato, ovvero la distruzione di un'importante diga che di fatto va a incidere molto su quello che è lo scenario e il fatto che ovviamente le due potenze in conflitto, diciamo, non vogliono mollare il colpo. Ottimo, diciamo che nessuno molla il colpo, più che altro anche sul versante dell'informazione, nel senso che ognuno dà la colpa all'altro e quindi e in questo poi anche seguono per certi versi i media occidentali e i media anche del nostro paese. Ecco, vediamo le immagini, quindi sono 40.000 persone da evacuare, secondo i dati ucraini. 17.000 circa sotto il controllo nel territorio controllato dall'Ucraina. Ecco qui, vediamo la diga che ha quella spaccatura, cioè c'è stato forse un cedimento strutturale per scarsa manutenzione, così dice l'IMES, e dall'altro lato però ci deve essere stata una deflagrazione per aver aperto quella falla. Questa è la versione, diciamo, di l'IMES, anche supportata da, potremmo dire, la CNN, che già da l'1-2 al 5 di giugno aveva notato il crollo di certe parti attraverso i satelliti. E le spiegazioni, diciamo, sono, sì, come dicevo, però la Russia, invece, la parte controllata dalla Russia è quella più, per certi versi, danneggiata, perché era quella più bassa, quindi è lì che va a finire l'acqua. E quindi con dei danni anche alla popolazione filorussa tendenzialmente, quindi se fossero stati i russi si sarebbero, come dire, se ne sarebbero dimenticati, diciamo, del fatto che quelle zone sono ormai addirittura con il referendum e con un decreto diventate zone di sovranità solo dal punto di vista russo, perché Certo. nessuno riconosce queste cose. E certo, incredibilmente si propone Erdogan si propone come mediatore, è l'unico soggetto che parla di un'inchiesta internazionale neutra, lo fa dicendo Turchia e Nazioni Unite possono fare un'inchiesta internazionale neutra, quindi si paragona alle Nazioni Unite, quantomeno il sultano. È rieletto e questo è l'effetto della rielezione probabilmente. E certo, Charles Michel, Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, parla di crimini di guerra e quindi qui siamo in un'evidente escalation che va da distruzioni totali a diciamo, questo atto che viene definito sabotaggio oppure ecocidio, invece dal lato della Ucraina, e con quindi un'escalation verso un pericolo, addirittura, diciamo, per fortuna la IAEA sembra che ha escluso pericoli per la centrale di Zaporizhzhia e quindi i danni sono alla popolazione, che si vede anche in certe zone, come abbiamo visto, 11 metri di altezza dell'acqua. Ecco, quindi è difficile dire in quale direzione si andrà. Prima di chiudere, le chiederei insomma di ricordare l'appuntamento che vedo qui della Locandina per venerdì 16 giugno in collaborazione con il Centro Studi Pasolini. Di cosa si Centro tratta? Studi Pasolini, Comune di Casarsa della Delizia, e parliamo di Pasolini, l'Alto Adriatico e anche il Mediterraneo, e percorsi internazionali di un intellettuale haute catégorie, cioè Pierpaolo Pasolini. E lo facciamo anche con degli ospiti internazionali, perché parliamo di Alto Adriatico? Parliamo di Alto Adriatico, beh, perché il professor Cagliaro, ordinario di letteratura all'Università di Udine, di letteratura contemporanea, ci parlerà del rapporto tra Pasolini e Biagio Marin, e quindi il Grado, ma poi sappiamo che Grado c'entra anche con Medea, quindi Medea, la Callas Medea, alcune riprese sono state fatte a Grado. Dopodiché avremo anche invece come ospiti internazionali dall'Alto Adriatico, cioè da Fiume,
la professoressa Gianna Mazzieri, che insegna, che è direttrice del Dipartimento di Fiume di Italianistica, e avremo la Melita Sciucca, che è la presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, oltre ad avere anche due importanti giornalisti dell'area, che sono Ezio Giuricin e Rossana Turcinovic Giuricin. E da un altro lato, cioè dal lato del Mediterraneo, invece avremo Aurelio Argemì da Barcellona, che ci parlerà di Pierpaolo Pasolini, ponte con la Catalogna, e dall'altro lato avremo la professoressa Vincenta Tasa Fuster, che ci parla invece di un prototipo di intellettuale delle minoranze, che non è Pasolini, ma ci saranno dei confronti, con invece Joan Fuster, che è un modo, per esempio, per la comunità autonoma di Valencia per andare a parlare della propria specificità, per esempio a New York, come è successo un po' di tempo fa. Grazie Grazie Guglielmo Ciavolin per a essere stato voi. in nostra compagnia e ci faremo per qualche istante. L'informazione di Telepordenone riprenderà dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.